Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi affrontiamo un tema che scalda il cuore, scalda gli animi di tanti appassionati di sport, di tanti in realtà che vivono in un territorio ampio, che è quello della provincia di Firenze, il Mugello in particolare, ma anche la città di Firenze, in realtà un po' tutta la Toscana. Stiamo parlando della possibilità concreta, forse più che mai, di portare il Gran Premio di Formula 1 proprio nel circuito del Mugello e quindi qui diciamo alle porte di Firenze. Un tema diciamo di cui si è dibattuto per anni, in realtà un sogno che è rimasto, quello che è rimasto un sogno per anni potrebbe, come dicevamo, essere realtà oggi più che mai, divenire realtà proprio all'indomani di questa emergenza coronavirus. Ne parleremo oggi intanto con Fabio Ferri, che è qui in studio con noi. Buonasera, ciao Fabio, buonasera. Un saluto a tutti i telespettatori. E do il benvenuto anche a il sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti, in collegamento con noi. Buonasera sindaco. Buonasera a voi, buonasera. Allora, vorrei partire intanto da Fabio, perché tu ci ripercorra velocemente insomma quelle sono state le tappe che hanno portato appunto alla possibilità, al concretizzarsi di questa possibilità di portare la Formula 1 al Mugello. Beh, sicuramente insomma dobbiamo dirlo, a scatenare la corsa verso un Gran Premio di Formula 1 per quanto riguarda il Mugello, l'autodromo del Mugello, ha contribuito all'epidemia del coronavirus, che ha di fatto stravolto il calendario degli appuntamenti motoristici, prima quello della MotoGP, poi anche quello della Formula 1, e proprio da questa necessità da parte sia di Dorna, che è la società che organizza la MotoGP, sia di Liberty Media, che è la società che organizza la Formula 1, di rivedere i propri calendari e soprattutto di tenerli all'interno dei confini europei a livello di appuntamenti, è nata la possibilità, si è aperto il pertugio per poter organizzare un Gran Premio di Formula 1 anche all'Autodromo del Mugello, dunque una seconda tappa italiana in aggiunta a quella storica del Gran Premio di Monza. Ricordiamo che proprio negli ultimi giorni, se non sbaglio il 10 di giugno, invece l'Autodromo del Mugello ha comunicato ufficialmente, insieme a Dorna e al suo presidente e al suo CEO Carmelo Ezpeleta, che non ci sarà il Gran Premio di MotoGP, invece non ci sarà il Gran Premio d'Italia all'Autodromo del Mugello per quanto riguarda ovviamente le due ruote. Ecco, e qui volevo subito chiamare in causa il sindaco. Come dire, questa rinuncia, insomma la comunicazione diciamo che non ci sarà il motomondiale al Mugello, è propedeutico in qualche modo, può lasciare spazio proprio al fatto che vi arrivi la Formula 1, perché insomma in Emilia Romagna, se non sbaglio Fabio, il motomondiale si correrà. Sì, due tappe a Misano, l'Emilia Romagna con Imola è in corsa, sarebbe in corsa anche per la Formula 1, quindi oggi è più avvantaggiato il Mugello non facendo il motomondiale, sindaco? Ah, innanzitutto io direi un aspetto importante, innanzitutto la serietà della struttura del Mugello, che a differenza di tanti altri eventi che sono stati annullati ha attivato una procedura di rimborso per tutte le persone che avevano già acquistato il biglietto, e quindi questo è anche sinonimo di serietà e soprattutto quindi anche di attaccamento al pubblico, che anche necessita in momenti come questi anche un pochino di essere coccolato, dovendo rinunciare a un evento su cui magari ci stava già lavorando per potersi essere partecipe già dalla fine del mondiale del 2019. Sicuramente quello che avete detto voi, il calendario è stato stravolto, già ne parlavamo addirittura prima del coronavirus, delle situazioni in Cina, quindi con la proposta di poter eventualmente ospitare una data di recupero dopo che il coronavirus ha colpito un po' tutto il pianeta, oggettivamente è stato stravolto tutto il calendario della MotoGP, ma soprattutto quello della Formula 1, che ancora oggi ha soltanto 8 gare in programma fino al 6 di settembre, appunto con il Gran Premio d'Italia di Monza. E su questo si è inserita appunto la discussione, anche stimolata dal presidente dell'ACI Sticchi Damiani, che aveva posto la possibilità di due gran premi o comunque più di un gran premio in Italia. Su questo logicamente ci sono state i vari confronti, le varie valutazioni, che non riguardano logicamente soltanto il circuito del Mugello, come avete detto, e a noi ci fa molto piacere comunque essere entrati in questo lotto di candidati, di nomination, diciamolo così, perché comunque vuol dire c'è un interesse, c'è un'attenzione anche per il nostro
circuito, quindi per il nostro territorio, per la Toscana tutta, che ne avrebbe sicuramente un vantaggio e un'agevolazione nella visibilità anche comunicativa nel resto del mondo. Logicamente ci sono circuiti, come avete detto voi, in Italia di Imola, ma in Europa si parla Certo. dell'Algarve piuttosto che di Sochi, piuttosto che ora nel sud-est asiatico, con ancora più difficoltà in quest'ultimo periodo, si è ritornata a pensare però al Ecco, Bahrain con eventuali due Gran Premi, ecco, al Gran Premio. su questo no, Fabio, perché effettivamente, come dire, perché intanto il coronavirus, diciamo, fa alzare o ha fatto alzare le quotazioni della possibilità di portare la Formula 1 al Mugello da una parte, e cosa ha il Mugello da mettere sul piatto come circuito rispetto ai Beh, competitor? sicuramente, come dicevamo, appunto, il coronavirus è grande protagonista di questa discussione, perché evidentemente un Gran Premio del Mugello con tutti gli spettatori a seguire la Formula 1 sarebbe stato difficilmente organizzabile, e ancora oggi io penso anche da parte dell'ACI c'è la perplessità sulla possibilità d'accesso al Gran Premio di Formula 1 e quindi alla struttura del Mugello in caso ospiti la Formula 1. Si parla soprattutto della viabilità, una viabilità che a detta appunto dell'ACI favorisce l'arrivo in moto per gli appassionati, quindi del mondo delle due ruote, perché appunto diciamo, le moto congestionano meno il Certo, è più traffico, leggera, è no? più leggera. Quindi la possibilità di organizzare a porte chiuse il Mugello di fatto dà una marcia in più all'organizzazione di questo evento proprio in Toscana. Per quanto riguarda poi. Potenzialità del circuito. Esatto, come dicevamo, le potenzialità del circuito, questo è un circuito amato anche dai piloti di Formula 1. Leggevo recentemente le dichiarazioni di Mark Webber, che appunto ha elogiato, il pilota australiano, che ha elogiato proprio la bellezza di questo autodromo. È un autodromo che piace tantissimo, che rispetto a Imola ha un tracciato molto più largo. Imola ad oggi viene considerato un po' stretto per le monoposto che appunto si prevedono al via di questa stagione 2020. Diciamo, come malus per quanto riguarda il Mugello, c'è un po' la struttura organizzativa che appunto, non avendo mai Certo. organizzato la Formula 1, è differente da quella di Imola o di Monza. Imola nel recente passato comunque ha fatto parte del mondiale di Formula 1, Monza non è mai di fatto uscita e quindi è strutturata come pista, come appunto proprio struttura per ospitare quel mondo lì, quel circus che è enorme, muove tantissime persone. Senta sindaco, quanto, cioè, c'è una deadline, come dire, anche dal punto di vista organizzativo per portare un evento del genere, anche se a porte chiuse in un territorio che non lo ha mai ospitato? Perché insomma, settembre è vicino, no? Se la data dovesse essere aggiunta e quindi si concretizzasse l'ipotesi di un altro Gran Premio in Italia e appunto potrebbe accedere al Mugello, e si parla comunque di una data che arriverebbe nel giro di 2 o 3 mesi. Quando c'è una data limite entro cui non si può più andare poi per riuscire a organizzare l'evento in tutta sicurezza? Ma io onestamente non lo so come sono anche i parametri di scelta da parte di Liberty Media, sicuramente in merito alla deadline, sicuramente io penso che probabilmente entro la fine di giugno si potrà sapere qualcosa magari di più chiaro, anche perché il 5 di luglio, in quel fine settimana lì, inizierà il mondiale di Formula Certo. 1, quindi penso non vogliano far iniziare un mondiale senza avere almeno un calendario che non sia al 100%, ma non come oggi con solo 8 gare, quindi anche solo per la programmazione dei team, anche per gli spostamenti e altro. Penso che sicuramente potrebbe essere plausibile pensare a una data in cui verrà sciolto questo nodo prima dell'inizio del mondiale, che è appunto il fine settimana del 5 di luglio. Poi quello che diceva prima giustamente per la quotazione Ferri, cioè io non penso sia tanto per la difficoltà della viabilità, che oggettivamente deve avere dei miglioramenti o altro. Comunque anche per il motomondiale vengono 35.000 macchine, quindi da questo punto di vista autovetture, quindi da questo punto di vista il raggiungere in auto c'è lo stesso. Penso sia più un discorso che è più facile fare un appuntamento a porte chiuse del Mugello che da altre parti, perché innanzitutto non ci si trova forse come a Imola o in altri circuiti cittadini che ora hanno declinato. Vediamo Singapore, vediamo Baku, che hanno detto che non lo ospiteranno perché logicamente i tempi organizzativi e i costi sarebbero molto alti all'interno della città. Imola stesso avrebbe probabilmente da isolare una parte di città, cosa che nel Mugello per gli accessi
basterebbe, sarebbe molto più facile probabilmente limitare gli accessi e quindi perimetrare l'area necessaria per il Gran Premio di Formula 1. Sul discorso poi della viabilità, che è sempre un tema, ho visto l'ha tirato fuori anche il presidente dell'ACI Sticchi Damiani, io comunque comincerei un attimo a ragionare un pochino più seriamente su queste cose, non per luoghi comuni. Secondo me è indubbio che qualche criticità c'è, ma non si può paragonare la viabilità del Mugello alle tematiche dei problemi 10 anni fa, perché anche l'anno scorso comunque al termine del motomondiale, neanche 4 ore dall'abitato, non c'era più traffico, non c'era più coda. E tutto sta anche all'organizzazione di uscita dei parcheggi, che bisogna un po' abbandonare i sistemi elettronici di GPS o altre situazioni varie o mappe e seguire le indicazioni che vengono date con le cartine apposite che vengono lasciate a chi parcheggia nel lato della direzione obbligatoria da seguire. E su questo si è visto negli ultimi anni è molto migliorata la viabilità, anche perché sono entrate in gioco molte più strade. Poi è indubbio che qualche svincolo, qualche situazione, qualche accesso è sicuramente migliorabile, come se si riesce a gestire il tutto, forse anche attraverso le forze di polizia locale del territorio o delle forze dell'ordine, perché comunque su uno svincolo sono sempre più in grado di dare una risposta a chi chiede informazioni rispetto a quando Chiaro. magari viene visto personale esterno. Però Sì, queste sì, sì. sono valutazioni oggettive che devono essere sempre fatte, perché si può sempre fare meglio, ecco, da questo punto di vista. Però non lo poniamo come un limite per il Mugello, perché non mi sembra che poi negli altri circuiti le condizioni siano migliori rispetto alle nostre. Rispetto al Diciamo che museo. noi ci siamo indirizzati per migliorare l'accessibilità e soprattutto l'uscita dal termine del Gran Ho Premio. Però capito. penso il discorso di Sticchi Damiani, che ha detto le strade strette, le situazioni varie, però è più riferito probabilmente alla capacità più semplice di poter isolare e perimetrare l'area del Mugello rispetto magari ad altre parti dove il territorio urbanizzato arriva a confine oppure anche a nette parti del circuito, come accade a Imola. Però insomma, voglio dire, queste saranno valutazioni di chi dovrebbe le farà, se qualora si fosse scelti ci dessero anche la capacità di ospitare un po' di pubblico, certo, non ne Non saremmo anche basterebbe. contenti, ecco, da questo punto di vista. E poi insomma c'è sempre, come dire Fabio, no? Anche l'idea di dire intanto portiamoci almeno una volta, perché poi del futuro se ne discuterà, cioè se ne parlerà. Intanto, come Assolutamente, fra dire. l'altro insomma io spezzo anche una lancia a favore del sindaco Ignessi di quanto ha detto, io insomma che sono un appassionato dei motori, ricordo anni fa quanto era difficile tornare via dopo l'appuntamento del motomondiale, obiettivamente oggi la viabilità scorre molto meglio, è vero, non bisogna correre nel rischio del luogo comune. Aggiungo anche che l'abitato che era presente dentro a Imola e che tuttora è presente dentro Imola si è molto ridotto nel corso degli anni, quindi non è che si parla di una città dentro Imola, non è un circuito cittadino al 100%. Aggiungiamo anche a questo, insomma, vabbè, perché è ovvio che intorno poi, al di là degli interessi, anche la volontà di portare della politica, insomma, di chi sta intorno, no, alle decisioni che non riguardano direttamente la politica, ma che insomma, ovviamente vi fanno da corollario, sono state molto positive. Io ho qui la dichiarazione di Nardella proprio di pochi giorni fa. Penso che mai siamo arrivati così vicino alla possibilità di avere la Formula 1 a Firenze e all'autodromo del Mugello. Ha detto, tra l'altro, insomma, la Formula 1 a Firenze, poi dopo glielo chiederemo al sindaco Ignesti se c'è una prelazione del Mugello, se in realtà quello è l'autodromo del Mugello, di Firenze, ma l'abbiamo detto già altre volte. Ce la possiamo giocare, ha detto Nardella, per la prima volta per un evento che sarebbe storico, rimarrebbe negli annali dello sport mondiale dell'automobilismo, ma anche nella storia di Firenze. Lo spero, ci stiamo lavorando. Ha detto Nardella anche in qualità di sindaco metropolitano, evidentemente, di tutta la provincia. E poi c'è però C'è tutto anche. fuori dal comune di Firenze, però. Esatto, tutto fuori dal comune di Firenze. C'è una prelazione, sindaco, mi dia solo questo velocemente, o quello è l'autodromo di Firenze, si può chiamarlo così. No, ora le do una risposta come si poteva dire anni orsono alla Democristiana. Si trova in Esatto. Toscana, nella città metropolitana di Firenze, il circuito è Mugello. Perfetto.
perfetto. Meglio di così non si poteva dire, più diplomatico di così non poteva essere. C'è anche però il mondo sportivo, Fabio, che si esprime positivamente rispetto a questa idea, no? Ti avevo detto ad esempio del parere dei piloti, Mark Webber molto positivo, in generale tutti adorano quelle curve là sulle colline appunto di Scarperia, appunto come ti dicevo rispetto a Imola il Mugello viene considerato più sicuro per quanto riguarda i Gran Premi di oggigiorno, la pista del Mugello è più larga proprio come sede stradale, c'è inoltre da aggiungere per quanto riguarda appunto il duello politico anche che raccontavi, quanto insomma l'Emilia Romagna abbia spinto per organizzare un Gran Premio di Formula 1 a Imola, riportare la Formula 1 a Imola, si è mosso anche il presidente della regione Bonaccini, lo stesso AC Club di Bologna, insomma sta spingendo molto, quindi c'è cioè, da una parte lo sport, dall'altra la politica che comunque spingono anche verso Imola, ma sembra che il Mugello sia avanti, io mi aspetto delle novità già dalla prossima settimana, novità definitive, perché come diceva giustamente il sindaco, venerdì 3 luglio le Formula 1 saranno in Austria per la prima gara di Formula 1. Tornando invece alle motivazioni sportive, qua sicuramente insomma aumentiamo anche il valore simbolico di cui parlava Nardella, la nona gara del mondiale di quest'anno, ovvero quella che poi sarà la gara dopo Monza, quindi verosimilmente il Mugello, sarà anche la millesima gara in Formula 1 per la Ferrari, e questo ovviamente in un circuito come il Mugello, che è di proprietà della Ferrari, insomma renderebbe il tutto davvero ancora più simbolico, ancora più bello, e insomma diciamolo, visto che facciamo il tifo per la Ferrari inevitabilmente essendo italiani, sarebbe anche una possibilità in più probabilmente per una scuderia italiana che conosce molto bene quella pista essendone proprietaria, per andare poi a vincere il Gran Premio. Così come, se non sbaglio, c'è anche un discorso di costi, no? Cioè, il fatto di avere un circuito di proprietà agevola in questo senso la situazione. Non si pagherebbe l'affitto in pratica della pista, come ti ho detto rimane il problema della struttura che non è tarata per gli standard di Formula 1, come diceva anche il sindaco Iniesti, occhio anche al territorio portoghese dell'Algarve, dove c'è Portimão, che è una pista che già fa parte della moto mondiale e che il governo portoghese sta cercando di rilanciare anche a livello turistico dopo la pandemia di coronavirus, quindi sta spingendo fortissimo per ospitare un Gran Premio anche il Portogallo. Staremo a vedere, quello che è certo appunto è che se andiamo meramente sul valore simbolico delle due piste non c'è storia, il Mugello è stato votato più volte autodromo più bello del mondo, Portimão è una buona struttura sicuramente ma non arriva a quelle vette di eccellenza. Allora, credo che abbiamo perso il sindaco, il collegamento, vediamo se riusciamo a recuperarlo prima della fine, insomma così facciamo chiudere a lui. C'era anche una dichiarazione di Alex Zanardi, se non sbaglio. Sì, fra l'altro la possiamo vedere in grafica, la dichiarazione di Alex Zanardi, che insomma sul Mugello ha anche corso con varie auto simil DTM, quindi soprattutto con BMW, lui che è legato storicamente alla casa tedesca. Invidierei molto i piloti in gara perché il Mugello è una delle piste più belle, forse la pista più bella al mondo, quindi sarebbe una grandissima gara. Certamente il circuito del Mugello è pronto a ospitare una tappa del mondiale, mi auguro davvero di cuore che questo possa accadere, nel caso ci sarei sicuramente a tifare, insomma questo è il punto di vista di un grande pilota, perché ricordiamolo, oltre ad essere atleta paralimpico e medaglia d'oro proprio alle Paralimpiadi con la handbike, il buon Zanardi è ancora oggi, nonostante il brutto incidente che l'ha portato a perdere entrambe le gambe, ancora oggi un pilota, e questo insomma gli rende onore. Certo. Senti, volevo chiederti un paio di cose dal tuo punto di vista. La prima è quella che accennavamo prima insieme anche al sindaco. Oggi portare la Formula 1 al Mugello potrebbe anche, come dire, voler dire mettere una fiche sullo svolgimento di questo sport in questa struttura per i prossimi anni, perché poi quella è anche un po' la volontà, no? Cercare magari di sfruttare la situazione del coronavirus per riuscire a portarlo qua, poi una volta che è qua, come dire, si mette in sicurezza, in cassaforte, no? L'idea è quella.
È una speculazione che faccio io, ma forse neanche più di tanto. Iniziando la trasmissione abbiamo detto forse la rinuncia al Gran Premio di MotoGP non è stata poi così dolorosa, perché magari nella mente di chi stava pensando alla stagione di Formula 1 c'era già comunque il Mugello che si intravedeva in lontananza, quindi forse è stata strategica come rinuncia quella da MotoGP. Perché tanto la MotoGP al Mugello non si tocca. Non si tocca, è uno degli appuntamenti più importanti della stagione, lo stesso presidente, appunto lo stesso Carmelo Ezpeleta, il CEO di Dorna, ha detto che è una perdita incalcolabile non avere il Mugello nel calendario di questa stagione di Formula 1, e sì, magari nella mente di chi è al Mugello c'è quello di mettere un piede dentro la porta del mondo della Formula 1. Una porta che però, ricordiamolo, rischia di rimanere chiusa fino al 2024, quando di fatto scadrà l'accordo per Monza all'interno del mondiale. A cose normali due Gran Premi d'Italia non ci sarebbero stati. Quindi o c'era Monza o c'era il Mugello o c'era Imola, ma almeno che non si ricorresse allo stratagemma del Gran Premio di San Marino, come a volte è stato catalogato appunto Imola, non si poteva avere due tracciati italiani nello stesso mondiale. Oggi ovviamente in una situazione di questo tipo, in una situazione post-pandemica, speriamo, si può appunto correre due volte in Italia. Da parte di ACI peraltro c'è la voglia di non fare la doppietta di Monza, quasi per non togliergli significato, perché fare due volte Monza di fila sicuramente darebbe l'effetto fotocopia, due gare che probabilmente sarebbero molto simili, soprattutto a pochi giorni di distanza, quindi i team tutto sommato si ritroverebbero probabilmente in griglia con le stesse posizioni, vedremo un Gran Premio molto simile. E poi c'è la voglia di non svilire un appuntamento come quello di Monza facendone due consecutivi. Quindi quest'anno davvero tutte le variabili sembrano andare a favore del Mugello. Sì, Alessio. Senti, in ultimo ti chiedo questo, perché evidentemente ci siamo dovuti abituare, no, a vedere gli sport. Ieri sera la finale di Coppa Italia lo ha dimostrato bene, in modo piuttosto anomalo, no? Dove, come dire, si fa ricorso ai mezzi digitali per cercare di ovviare a un pubblico che non c'è, e quindi, come dire, all'entusiasmo che non può partecipare e scandire i minuti sportivi. Nella Formula 1 questo che cosa significa, che cosa significherà se sarà al Mugello? Forse come sport, ora mi odieranno tutti gli appassionati, ma come sport forse lo si regge meglio l'assenza di pubblico? Che cosa, allora, penso di sì, nel senso che non ci prendiamo in giro, i piloti ovviamente non sentono i tifosi acclamare il loro nome e le scuderie allo stesso tempo sono impegnate a fare tutto un altro lavoro, quindi sicuramente, diciamo, la parte emotiva che ti può dare in più il tifo è più predominante in altri sport. Il calcio senza tifosi obiettivamente è duro da sopportare, proprio anche sentire la mancanza di quel brusio, certo, di sottofondo è duro da sopportare. Nella Formula 1 questo sicuramente è diverso, anche se, questo lo voglio sottolineare, negli ultimi anni la Formula 1 sta ritrovando tanti appassionati, soprattutto grazie ai personaggi che sono diventati sempre più importanti anche fuori dal mondo delle quattro ruote. Mi viene in mente Lewis Hamilton, che è il campione del mondo e che è molto attivo ad esempio nella lotta per i diritti, sì, degli afroamericani, soprattutto in questi giorni. Mi viene in mente la marea arancione che Max Verstappen ha portato su tutti i circuiti, ovviamente Max Verstappen, pilota olandese, che ha fatto sì che tornasse davvero tanta tanta passione intorno al mondo della Formula 1, e quindi insomma il tifo sicuramente anche in Formula 1 è un fattore, lo è meno rispetto ad altri sport, e sicuramente è una festa a metà, anche sarà una festa a metà eventualmente per il Mugello, non ci dovesse essere il pubblico. Però, appunto, come dicevamo, è qualcosa che si può superare. Certo, per noi appassionati, stare alla televisione e magari pensare che il Gran Premio si svolge a appena pochi chilometri da casa fa un po' specie, fa un po' rabbia. Immagino sia così, insomma, anche per il sindaco che abbiamo recuperato in chiusura. Ma il sindaco andrà a vederlo comunque, tanto sarà accreditato. Innanzitutto facciamocela segnare, esatto. Poi dopo sono valutazioni successive. Eventualmente
Ovviamente se il sindaco ha un più uno, io mi candido per quel più uno. Vabbè, sono in diversi, mi sa che sarà la fila sarà lunga. Fabio, sindaco, in chiusura, proprio un minuto, però visto che abbiamo recuperato il collegamento, devo chiedergli, no, insomma, da sindaco di una città, insomma, di uno dei borghi più belli d'Italia, tra l'altro si è fuso recentemente, quindi anche di un vasto territorio, che cosa rappresenterebbe, insomma, un evento di questo tipo per il territorio, soprattutto in un momento in cui la difficoltà di accesso, di pubblicizzazione dei territori, la difficoltà del turismo in generale, per dirla più semplicemente, sono molto forti all'indomani del coronavirus, potrebbe diventare, insomma, un volano anche dal punto di vista economico, di promozione del territorio, in che misura? Io penso che addirittura non sia un qualcosa di limitato al territorio del Mugello, cioè questa, se ci sarà, sarà un'opportunità di visibilità, di rilancio per tutta la Toscana, quindi per tutta la regione, compresa l'area di Firenze, di conseguenza anche del nostro territorio, perché avremo una capacità di visibilità forse mai avuta, una penetrazione probabilmente attraverso le forme comuni solo della televisione piuttosto che dei vari social media o altro, e la Formula 1 darebbe in una maniera incredibile e esponenziale rispetto a tutto quello che è stato fatto di campagne promozionali per il nostro territorio o per altre situazioni, perché se dovesse pensare solo di raggiungere tutti i contatti che si raggiungerebbe in quei giorni del Gran Premio di Formula 1, non so quanti milioni di euro servirebbero per delle campagne di comunicazione. Certo. Quindi sarebbe un valore per tutta la regione toscana, quindi anche per il nostro territorio, del cominciare a pensare che forse, oltre a parlare dei validissimi player nostri, della cultura, dell'enogastronomia, dell'arte, dell'ambiente, della natura, cioè i grandi eventi, le grandi manifestazioni sportive potrebbero essere quell'aggiunta fondamentale anche per far fare un salto di qualità e quindi anche avvicinarsi a un pubblico diverso per quanto riguarda anche un turismo che già frequenta i nostri territori, già frequenta la Toscana, ma ancora di più metterebbe in circolazione, insomma, questa capacità di visibilità che fino a oggi, è indubbio dirlo, un evento di questo tipo non c'è mai stato, e quindi sarebbe anche, chi lo sa, anche un volano per far capire che il nostro territorio, nelle varie discussioni che stanno facendo il sindaco Nardella con il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini piuttosto che col sindaco Merola, se si parla di far partire il Tour de France, di farlo percorrere per gli Appennini piuttosto che organizzare le Olimpiadi, si potrebbe dare una dimostrazione ulteriore dopo aver organizzato 30 anni di consecutivamente il moto mondiale. Anche se ci viene chiesto di ospitare un qualcosa di più alto, siamo in grado di farlo, ecco. E quindi sarebbe un volano per tutti, e sarebbe anche importante per la Toscana, secondo me, metterci il cappello sopra, perché come chiedevi Alessio nella prima domanda, la regione Emilia-Romagna è molto aggressiva. Sì. Su questi tipi di eventi sostiene economicamente con soldi pubblici anche il Gran Premio di Misano da anni, quest'anno ne metterà altri per poter ospitare le due prove di MotoGP e penso anche per una di Superbike, proprio per dare visibilità all'Emilia Romagna. Chissà, questa potrebbe essere la partenza di un'era nuova degli eventi sportivi, anche con coinvolgimento diretto di attori istituzionali come la regione toscana piuttosto che la città metropolitana di Firenze e il nostro territorio, che per ora siamo stati dei coordinatori, ma a oggi chissà, magari si dovrà pensare anche magari a stipulare delle convenzioni per far sì che, impiegando risorse magari derivate dal turismo o della promozione del nostro territorio, possano anche permettere che gli eventi nella nostra regione, nel nostro territorio del Mugello, possano anche loro partire, tra virgolette, come diceva prima Fabio, da un più uno rispetto allo zero che partono adesso, e quindi essere anche più appetibili per chi magari viene a proporsi. Bene, insomma, il Mugello è pronto, ci sarà da fare battaglia, sindaco, con qualche comitato contro il rumore che nascerà inevitabilmente anche per la Formula 1, ma insomma si porterà avanti anche... Ma io penso da questo punto di vista per la Formula 1 forse non ci meno. Siano comitati per il rumore, penso l'ho detto sia un'opportunità per tutto il territorio, insomma, poi quelle sono altre discussioni, noi abbiamo sempre rispettato i termini di legge. Sì, sì, no, ma... ci diranno che non l'abbiamo fatto... Qualcuno ci condannerà. A oggi tutti i giudizi in cui il comune per gli atti fatti è stato portato in tribunale ha sempre buona ragione.
Grazie mille Federico Ignesti per essere stato con noi, grazie a Fabio Ferri, a voi e al sindaco. La speranza è di tutti, vedremo nei prossimi giorni cosa succederà, insomma, si parla appunto di una settimana, poco più, no? Insomma, per avere un verdetto su questo tema, magari torneremo anche a parlarne. Grazie a tutti per averci seguito da casa, Telegram termina qui e noi ci vediamo domani. Buona serata a tutti.